grazie. Lo sapevate, vero? Sì, sì. Contento, si sente più sicuro? Sì, sto qui. La ringrazio, signore. A posto. Dentro i controllori, fuori no Green Pass. Posso? Ci mancherebbe, cos'è? Contro il Green Pass. Non personalmente contro il Green Pass. Non personalmente contro il Green Pass. Abbiamo 2500 fermate sul territorio urbano e 5000 fermate sul territorio extraurbano. Circa 50 verificatori su tutto questo territorio. Sui mezzi pubblici, come sui treni regionali, affollatissimi, a Genova parte con una certa difficoltà operativa il controllo del Green Pass, da oggi obbligatorio. Il Green Pass controlli? Qualcosa? No, non ancora. No, no. Per il momento niente. Forse scendendo. Sempre così casino. Sì. Gli hanno chiesto Green Pass. Cambiato qualcosa? No, non tengo. Sì, no, no. Aspetta che oggi da oggi è obbligatorio. Ma non fanno i controlli. Voi vi ho già chiesto? Che cosa? Green Pass? No, non c'è. Nessuno me l'ha chiesto? No. Io ho preso l'autobus per venire qua. Anche se non potevo? Anche se non potevo, certamente, anche se non, come manifesteremo. Hai rischiato 1000 euro di multa? 1000 euro di multa, assolutamente, però d'altronde c'è. E tra chi questa mattina ha deciso di protestare, anche Matteo, che avevamo seguito nel corteo contro il Green Pass la scorsa settimana. Il grafono? Leo, vedi di non portare. Chi viene colpito di più, considerando che chi deve andare a lavorare già era obbligato ad averlo? Beh, sicuramente i pensionati. Vorrebbero far vaccinare, ecco, sì. Forse è proprio questa la razza. Sì, non è mai bello quando lo Stato vuole infierire su una categoria di persone, ecco. A fronte di mezzi pubblici strapieni, di treni che sono dei veri e propri carri bestiame, che cosa si fa? Al posto di aggiungere treni, al posto di aggiungere autobus, si decide di cercare di limitare la platea. È pieno, super pieno.